Si può dire che Atene è il luogo adatto per lo svolgimento di un panel riportante come argomento la mitologia e il suo rapporto con l'opera di Dante. Questa città, dove la mitologia si è sviluppata per eccellenza, non può prescindere appunto dalla coscienza comune della mitologia classica. E perciò sono convinto che non ci sarebbe un posto più opportuno in cui si potrebbe svolgere un evento di questo genere se non la città di Atene. D'altronde, Atene e la mitologia antica vengono connesse in un intaglio elaborato nei versi di Salvatore Quasimodo con la mediazione del Partenone e di una civetta, simbolo mitologico della sapienza, nel componimento del poeta di Notte sull'Acropoli, che inizia con queste parole: Una notte ad Atene, nel mare bianco dell'Acropoli, la civetta disse Atena. I rapporti fra Dante e il mondo classico, ed anche quelli in particolare con il mito greco, soprattutto attraverso la mediazione di Ovidio, sono stati ampiamente indagati. Fra gli altri studi, basti al riguardo citare il volume Dante, Mito e Poesia, Atti del secondo seminario dantesco internazionale 1997, a cura di Michelangelo Piccone e Tatiana Crivelli. La stessa missione dantesca è paragonata da Piccone a quella di eroi mitologici quali Ulisse e Giassone, in quanto Dante si presenta come colui che porta a compimento e fruizione l'avventura amorosa e conoscitiva che l'eroe mitologico aveva iniziato e nel corso della quale era anche talvolta miseramente perito. Non è però nostro compito in questo convegno ripercorrere in modo analitico il ruolo del mito in Dante. Al panel, affidato alla mia curatela e composto esclusivamente da colleghi dell'Università di Atene, spetta solo di proporre alcune figure emblematiche della mitologia greca per consentire di cogliere, come se si aprisse uno spiraglio, quanto di essa sia penetrato nel bagaglio culturale del sommo poeta e per suo tramite nella cultura dell'umanità. Il nostro panel apre con il professor Ioannis Tsolkas che tratta l'argomento muse e sirene nella commedia di Dante. Esaminerà l'invocazione di Dante alle muse, alla virtù sacra, la sirene sirena, le sirene serene, il rimprovero di Beatrice sulla cima del Purgatorio, eccetera. Tutte le sopracitate caratteristiche rispecchiano la glorificazione della donna, musa, dea. In tutti i secoli non ci fu nessun vero poeta che non invocò la musa donna e che evitò di descrivere le sue esperienze con lei. La cosiddetta esperienza è la prova pratica del poeta che deve far fronte alla propria visione poetica e creare inoltre il grado di precisione descritto dalla musa. È un'invocazione alla dea o musa, alla madre, al potere primordiale di paura e desiderio. E per la maggior parte dei poeti la missione della poesia è l'invocazione religiosa alla musa. In seguito la parola prenderà la professoressa Maria Sburilu, che esaminerà il viaggio di un mito, il volo di Ganimede verso l'Olimpo degli dei antichi, ambientato nel testo di Dante, e le influenze esercitate nell'opera di Chaucer. Ricordiamo
che secondo il mito Giove rapì Ganimede e lo portò in cielo perché non mancasse un copiere nel consiglio degli dei. Dante, durante un sogno matutino, elevato a carattere sacro, diviene il protagonista di una scena simile, perché l'aquila è piombata su di lei trasportandolo alla sfera del fuoco. L'immagine dell'aquila volante si dimostra attraente anche per Chaucer. Il poeta inglese, che ha visitato Italia due volte, affascinato dalla sua tradizione letteraria, concepisce il mito di Ganimede e lo modifica, con risultati molto interessanti, nella sua opera poetica House of Fame. Seguirà la professoressa Rubini di Mopulu con il suo intervento dal titolo Echi della mitologia nelle ecloghe di Dante, che si propone di esibire la risonanza della mitologia greca nelle ecloghe di Dante. Nell'intervento della collega si esamina come il sommo poeta sceglie un genere letterario classico, la poesia bucolica, per giustificare l'adozione della lingua volgare componendo il testo in latino. Gli eroi mitici, personaggi caratteristici nelle ecloghe virgiliane, operano allegoricamente e sostengono la scelta dantesca di una lingua nuova. Infine, riprenderò la parola per seguire il viaggio di ritorno di Ulisse verso la petrosa Itaca, secondo Foscolo, o una nuova terra, secondo Dante. Ricordiamo che per raccontare lo straordinario viaggio di Ulisse verso l'Occidente, che gli costò la vita, Dante si è basato sulle opere di due classici scrittori greci, Omero e Luciano. Nella sua commedia, nel 26esimo canto dell'Inferno, tradisce il testo omerico riguardo il destino dell'eroe. Secondo il poeta fiorentino, Ulisse non è ritornato alla sua petrosa Itaca, ma ha prolungato il suo viaggio verso l'Occidente, arrivando all'isola del Purgatorio. Tra i poeti greci che ci sono occupati dell'argomento, ricordiamo Cavafis, Palamas, Seferis e Kazantzakis. Foscolo, nel suo famoso sonetto a Giacinto, paragona con amarezza il ritorno di Ulisse alla petrosa Itaca con il suo non ritorno alla sua amata patria, registrando così un destino simile a quello del sommo poeta che non ha mai raggiunto vivo la sua Firenze. Adesso la parola al professor Tsolkas, che parlerà, come abbiamo già menzionato, delle muse e sirene nella commedia di Dante. Buongiorno a tutti e a tutte. Nell'ambito del progetto Dante la Grecia, e specialmente per quanto riguarda il mito greco e Dante, faccio una presentazione delle muse e sirene nella commedia di Dante. Andrami enepe musa politroponos mala pola è un'implicita invocazione nel proemio dell'Iliade, in cui il poeta apostrofa la dea per chiederle il racconto dell'ira di Achille. Ma nel secondo canto dell'Iliade, le muse fanno l'ingresso ufficiale nella letteratura greca con la seconda invocazione dell'Aedo alle muse. Espetenilmi muse olibi edo matehuse. Ditemi ora, muse, che abitate le dimore olimpie. Voi infatti siete dee, siete presenti e tutto sapete, mentre noi sentiamo solo la vostra voce e nulla sappiamo. Ditemi, chi erano i capi e i condottieri dei Danai? In questo passo emerge una caratteristica molto importante, l'oniscienza.
Le muse sanno tutto e possono cantare le cose che sono, che saranno e che furono. Esiodo Teogonia 38. Pensare di poter cantare senza le muse, di rendersi autonomo rispetto a esse, o peggio ancora di sfidarne il potere, è premessa per una caduta certa. Ne offre l'esempio per tutti il cantore Thamyris, originario di Tracia. Un giorno lui prese a vantarsi di poter superare le muse come se non fossero state loro stesse a donargli la parola e la musica. Adirate per quell'oltraggio, che negava l'origine divina della parola, le fanciulle non tardarono a punirlo. Cito, lo mutilarono, gli tolsero il canto divino e gli fecero dimenticare la cetra. Questo è il contrappasso inevitabile delle file della memoria mnemosine. La mutilazione che causa il silenzio e l'oblio è l'invalidità perenne di una mente che ricade nell'ottusità e diviene incapace di ricordare ciò che fu, ciò che è e che sempre sarà. Un altro esempio che riferisce Dante mentre invoca le sante muse e in particolare Calliope, perché accompagnano il suo canto con quel suono con cui esse vinsero le Pieridi, riferimento che dimostra sempre il potere delle muse, come vedremo di seguito. Ma le muse possono versare miele sulla lingua di un re e dalla sua bocca, come afferma Esiodo, fluiscono parole di miele, tutto il popolo guarda lui che pronuncia sentenze con equo giudizio ed egli, parlando con sicurezza, subito fa cessare anche una grande contesa, facilmente esortando e convincendo con blande parole. Aedi, detentori del potere regale ed eroi, tutti coloro che le muse amano e onorano in maniera particolare, hanno il privilegio distintivo di effondere miele esercitando il fascino di una seduzione irresistibile. Nel proemio dell'Odissea troviamo l'invocazione alla musa. Cantami, o musa dell'eroe multiforme che molto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Ma, e dopo, la musa ti è stata maestra, perché con ordine e bellezza tu canti la sorte dei greci, quanto fecero, quanto osarono, quanto patirono, come se tu fossi stato presente o lo avessi udito da un altro. Ma l'altro, appunto, è la musa. E tuttavia il cantore non è solo il tramite di un passato che risorge così come è stato, insieme agli eventi, alle emozioni, agli atti che in esso si sono prodotti. La presenza del passato è anche presenza del futuro. Mi ispirarono un canto divino perché facessi risuonare le cose che saranno e che furono, afferma Esiodo, Teogonia 31-32. Con questi dati si rafforza l'impressione che la musa detta la poesia e il poeta la accoglie per trasmetterla al suo pubblico. Alla luce di tali presupposti si possono trarre due conclusioni. Al di là del supporto mnemonico fornito dalle muse al poeta, è accennato che esse consacrano il poeta con prestigio teologico e musicale, mentre contemporaneamente lo circondano con la loro simpatia, se egli non è in concorrenza con esse. Secondo, Aedo deve la sua ispirazione alle muse. Esse gli sottopongono l'argomento del canto che è chiamato a cantare. La musa gli insegna tutti i tipi di canzoni fino al punto di essere, una volta effettuato tutto ciò, autodidatta. La questione cruciale comunque rimane. È l'Aedo, e di conseguenza il poeta, portavoce gioco delle muse, come sostiene Platone nel suo dialogo Ione, tentando di rimuovere qualsiasi iniziativa autonoma di poetica? La risposta a questa domanda provocatoria si cela probabilmente nei proemi dei poemi omerici, nei quali si visualizza tipologicamente la sovranità delle muse sul poeta e sulla poesia. Platone fa dire a Socrate, Fedone
61, che l'amore della sapienza è megisti musici, suprema musica, o forse meglio la forma più alta di conoscenza e di espressione alla quale l'ispirazione delle muse può guidare gli uomini. In tutti i secoli non ci fu nessun vero poeta che non invocò la musa e che evitò di descrivere le sue esperienze con lei. La cosiddetta esperienza è la prova pratica del poeta che deve far fronte alla propria visione poetica e creare inoltre il grado di precisione descritto dalla musa. È un'invocazione alla dea o musa, alla madre, al potere primordiale di paura e desiderio. E per la maggior parte dei poeti la missione della poesia è l'invocazione religiosa alla musa. La necessità di tale invocazione è un'esperienza di alta magnanimità, mescolata allo stupore stimolato dalla sua presenza. Poniamo quindi in contrasto la ragione contro il sentimento primordiale, l'uomo Dio contro la donna Dea Madre. Publius Vergilius Maro, Virgilio, nel proemio dell'Eneide, riprende la struttura dei poemi omerici e quindi l'invocazione alla musa. Musa mihi causas memora. Dopo il proemio in cui introduce il soggetto del poema, Virgilio invoca la musa, tu vatem tu diva mone, solo all'inizio della seconda metà del poema, affinché spieghi le cause dell'ira di Giunone, la quale ostacola Enea nella sua missione. Dante Alighieri, benché poeta cristiano, usa le forme simboliche del mito greco e la divina ispirazione per essere un poeta fecondo, un autore di una grande poesia che ha bisogno del sostegno soprannaturale, come fecero Omero, Virgilio, Ovidio, Stazio. Il viaggiatore cita le muse invocando l'assistenza e l'aiuto poetico secondo la tradizione classica. Nell'Inferno due volte, in Inferno secondo 7 col nome generico di muse e in Inferno 32 10 a 12, ma quelle donne aiutino il mio verso che aiutarono Anfione a chieder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. Ancora tre volte cita le muse in Purgatorio. Purgatorio primo 8 9, dove sono invocate le sante muse, in particolare Calliope, cui musa della poesia epica. Sul finire del Purgatorio, in un'altra invocazione alle muse, mentre Dante giunse nel paradiso terrestre. O sacrosante vergini se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona che io mercè vi chiami, or convien che l'icona per me versi. E Uranie mi aiuti col suo coro, forti cose a pensar mettere in versi. E la terza volta in Purgatorio, 31, 140-141, chi pallido si fece sotto l'ombra, si di Parnaso o beve in sua cisterna. Nel Paradiso il poeta fiorentino invoca quattro volte le muse. All'inizio del Paradiso, primo 13, poi l'invocazione è anche ad Apollo e nel Paradiso 23, 55-60, Dante cita occasionalmente Polinia e le sue sorelle per sottolineare l'impossibilità di rendere con parole umane il sorriso di Beatrice, anche se fosse aiutato da tutte le muse insieme. Ancora le muse si trovano nel Paradiso secondo 7-9. L'acqua che io prendo già mai non si corse, Minerva spira e conducemi Apollo e nove muse mi dimostra la orse e nel Paradiso 18, 82, 87, o diva Pegasea che l'ingegni fai gloriosi e rendili longevi ed essi teco le città di Ereni illustrami di te sì che io rilevi le loro figure come io lo concette, paia tua possa in questi versi brevi. Quindi le citazioni evocazione alla musa sono totalmente nove come evocazioni.
Il numero perfetto 3 moltiplicato per se stesso è uguale a 9, uguale anche al numero delle muse. Dante nell'Inferno, secondo 7, versi 7 a 9, introduce sull'esempio delle più famose epopee la protesi e l'invocazione alle muse, e a questo punto è il vero inizio della prima parte del poema, dato che prima c'è quella sorta di prologo che è il primo canto. Si tratta di un'invocazione rapida, ansiosa e trepidante. O muse, o alto ingegno, o mi aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parà la tua nobiltà. In questo ultimo verso famoso, qui si parà la tua nobiltà, vuol dire qui avranno campo di mostrarsi se ci sono davvero tutte quelle doti di intelligenza, di sapienza artistica, di verità, che il poeta non può esordiente ritiene di possedere, e che si aggiunge a un'opera che è necessario l'aiuto delle muse, perché quest'opera nello stesso tempo è superba novità di arte e rivelazione superba. E inoltre le muse sono invitate a legittimare il grado assoluto di verità inerente alle sue parole e al suo conoscere. Ma certo, l'affermazione dantesca, ciò che io vidi, sulla realtà della sua visione, cioè che non è una finzione della sua fantasia, e c'è rispondenza fra cosa e parola, Dante lo farà anche in seguito, invocando ancora le muse, Inferno 32, versi 10 a 12, ma quelle donne aiutino il mio verso, che aiutaro Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. Quelle donne che sono le muse, mantenendo su gelo metafisico, potranno aiutare il poeta in modo che lo stile s'accordi con la materia rappresentata. Il Purgatorio si apre con un ampio proemio di 4 terzine ed è diviso secondo la tradizione classica in due parti, i primi 6 versi dedicati all'argomento della cantica e i 6 seguenti all'invocazione alle muse e a Calliope. Purgatorio primo, 7 versi 7 a 12. Ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poi che vostro sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel sono, di cui le picche misere sentiro, lo colpo tal che disperar perdono. La poesia che ha avuto finora nell'Inferno per argomento la morte spirituale dei dannati, riviva per questo invoca le sante muse, poiché a loro ha consacrato la sua vita. Sono invocate le sante muse, e in particolare Calliope etimologicamente significa dalla bella voce, califoni, cui musa della poesia epica è la massima fra le muse, perché accompagnino il suo canto con quel suono con cui esse vinsero le Pieridi, le sciagurate figlie di Piero, dalla città di Pela in Macedonia, poi trasformate in gazze, e così avvertirono la superiorità a tal punto che disperarono di sottrarsi alla punizione che le attendeva. Sul finire del Purgatorio, in un'altra invocazione alle muse, la seconda nel Purgatorio, quando Dante giunse nel paradiso terrestre. O sacrosante vergini, se fami, freddi o vigile mai per voi soffersi, cagion mi sprona che io merce vi chiami, or convien che l'icona per me versi, e Urania m'aiuti col suo coro, forti cose a pensar mettere in versi. L'invocazione alle muse ha il solito compito di preparare il lettore a un momento particolarmente importante della rappresentazione, Inferno 32, verso 10, o Purgatorio primo verso 8, segnando una forte pausa. Si caratterizza qui per una nota personale più intensa ed ansiosa, in rapporto con il tono di tutto l'episodio, dove la solennità e l'ambienza dell'invenzione e l'altezza del significato simbolico prendono risalto e drammaticità da loro riflettersi e immedesimarsi con la storia interiore del personaggio protagonista.
quando il poeta vuol superare ogni ostacolo o descrivere qualcosa soprannaturale, invoca le muse e si nota che sulla scelta di Urania, protettrice della poesia didascalica, deve aver pesato l'interpretazione di musa delle cose celesti. La terza volta che invoca le muse, Dante è in Purgatorio, 31, versi 140-141. Chi pallido si fece sotto l'ombra, si di Parnaso o beve in sua cisterna. Il poeta è stremato nello studio assiduo della poesia e ha bevuto profondamente alla fonte di Parnaso, forse la fonte è di Castalia, che significa rispettivamente adoperarsi in discipline poetiche e cogliere elegiaca ispirazione con un'allusione a tutta la consorteria dei poeti. All'inizio del Paradiso primo, versi 16-18, il poeta sottolinea: infino a qui l'un gioco di Parnaso assai mi fu, ma or con ambendue me uopo entrar nell'aringo rimaso, che il soccorso delle muse finora mi è bastato, ma adesso bisogna che intervenga ad aiutarmi anche Apollo per affrontare la trattazione della difficile materia che ancora mi resta ad esporre. Dante invoca Apollo nel Paradiso, primo, versi 19-21. Entra nel petto mio e spira tue, siccome quando marsia traesti della vagina delle membra sue. Ispirami, canta tu stesso per me. L'eccezionale materia richiede eccezionale assistenza. Occorre ora il possesso massimo della virtù poetica, il medesimo che fa degni del aloro e del trionfo. Dante, sotto un profilo ottativo, tende ad assimilarsi con Apollo, a confendersi con l'aspetto ottimo della poesia, non già per ardire presuntuoso, ma per chiara consapevolezza dell'immensità e delle difficoltà dell'opera, al punto da dichiararsi pago di manifestare anche solo un'opera del Regno Beato. Ancora più che negli altri casi, in questo passo frequente di termini e moduli classici si coglie l'accento religioso. O buon Apollo, o divina virtù, vedrami al piede del tuo diletto legno. Venire, padre, l'intensa spiritualità che ne investe i propositi. Si rade volte, padre, se ne coglie, per trionfare o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglia. Il senso della poesia come grazia, come miracolo, di cui l'uomo è umile strumento, coronarmi delle foglie che la materia e tu mi farai degno. Ancora le muse sono invocate nel Paradiso, secondo 7-9 versi. L'acqua che io prendo giammai non si corse, Minerva spira e conducemi Apollo, e nove muse mi dimostrati l'orse. Minerva gonfia col suo fiato le vele, Apollo regge la nave e le muse segnano la direzione del cammino. All'ardua fatica soccorrono la sapienza, Minerva, Athena, l'alta fantasia poetica, Apollo, e la tecnica e l'arte, le nove muse. Dante è il primo che fa questo viaggio e a contatto con questo fondamentale problema, dire quello che non era mai stato detto e dirlo in modo da non tradire la sostanza trascendente, pur in un trama di parole umane, si giustificava, oltre il possesso della sapienza dell'ars, la mediazione di una virtù sovrannaturale, di cui è appunto simbolo il favore di Apollo e delle nove muse. Le muse sono ancora invocate nel Paradiso, 18, versi 82-87. O diva Pigassea, che l'ingegno fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le città di Ireni, illustrami di te, sì che io rilevi le lor figure come io lo concette, paia tua possa in questi versi brevi. Dante
come riferito sopra, si rivolge più specialmente a Calliope, Purgatorio 1, verso 9, ovvero ad Urania, Purgatorio 29, verso 41. Ma qui è chiaro che la commossa apostrofe si indirizza alla poesia in sé e in ogni suo aspetto, la quale rende perenne nei secoli la fama dei suoi cultori e insieme con quella anche la memoria degli uomini e delle cose da essi celebrati nel canto. Quindi Dante insiste sulla necessità che la musa, Pegasea in quanto datrice di fama, illumini il poeta in tutto l'arco del suo lavoro, dalla ricezione della materia all'intervento della memoria alla finale trascrizione metrica. Ma nel Paradiso 23, versi 55-60, Dante cita occasionalmente Polimnia e le sue sorelle per sottolineare l'impossibilità di rendere con parole umane il sorriso di Beatrice, anche se fosse aiutato da tutte le muse insieme. Se mo sonasser tutte quelle lingue che Polimnia con le suore fero, del latte lor dolcissimo più pingue per aiutarmi al millesimo del vero, non si veria cantando il santo riso e quanto il santo aspetto face a mero. Se la Polimnia, che è la musa dai molti anni, che presiede la poesia lirica, con le sorelle venissero in aiuto di Dante, che trassero un più ricco nutrimento di ispirazione, non si arriverebbe tuttavia ad esprimere neppure la millesima parte del vero, tentando di ritrarre il santo riso di Beatrice, e come esso fosse reso più sfavillante, mero, di purissima luce dal santo aspetto, dalla divina presenza. Dante invoca le muse. Ogni invocazione assume un significato particolare all'interno dell'opera. In molte occasioni Dante si confronta al problema dell'ineffabilità di certi fenomeni sovrannaturali e perché non riesce ad esprimerli con parole adeguate, invoca le muse per aiutarlo. Quindi esiste una retorica dell'invocazione per dare forza e peso alle parole. Gli esempi di invocazioni presenti nella commedia sono modellati su adiacenti classici. Dante, quando si rivolge alle muse, intende in effetti chiamare a sé la divina ispirazione fecondatrice della scienza poetica e vuol superare ogni ostacolo o descrivere qualcosa soprannaturale. Le invocazioni sono infatti in scala. Le muse per inferno con un'invocazione generica. Le muse e Calliope, in particolare musa della poesia epica all'inizio del Purgatorio, e Apollo mitologico, dio protettore della poesia e dei poeti, e le muse per il Paradiso, invocazione massima per la massima difficoltà della narrazione. Il lettore capisce subito che quello che leggerà viene direttamente da Dio. Il viaggio di Dante è infatti di impostazione cristiana, ma il poeta invoca le muse perché sotto i nomi di divinità pagane vede allegoricamente delle figure divine cristiane. Le muse per Dante sono quindi l'ispirazione poetica data da Dio. Nel Purgatorio, i primi sei versi dedicati all'argomento del poema, in questo caso della cantica, e i sei seguenti all'invocazione alle muse e a Calliope, perché accompagnino il suo canto con quel suono con cui esse vinsero le Pieridi. Dante, chiedendo l'aiuto delle muse, sa bene che se l'eccellenza della sua poesia verrà premiata dagli uomini con la corona da loro, il merito non è suo, ma della materia e della divinità che lo ha sorretto. Nel Medioevo, la natura demoniaca del piacere offerto dalle sirene veniva denunciata ed era in contrapposizione alle muse, che le chiose medievali intesero sottolineare distinguendo tra le vere sante muse della poesia che direttamente e indirettamente si rivolgeva a Dio. Dante si accenna all'infinita dolcezza del canto delle sirene in Paradiso 12 verso 8
canto che tanto vince nostre muse, nostre serene in quelle dolci tube, quanto primo splendor qualche refuse, quanto la luce diretta vince di densità la riflessa, tanto la musica paradisiaca vince di dolcezza l'umana. Il canto in questi dolci strumenti supera di tanto la perfezione della poesia e del canto, non che sentiti, ma pur solo immaginati da mente umana. La musica e la poesia terrena sono appunto un pallido riflesso delle armonie celesti. Le muse stanno qui a simboleggiare le nostre poetiche scienze, cioè tutte le finzioni che potessero fare i poeti delle melodie del canto, e le serene, tutte le dolcezze del canto, che possano più tirare a sé lo sentimento umano. Vere muse e sirene, simboli immaginati dall'uomo di perfetta armonia, e non poeti e cantatrici. Quando la sirena appare in sogno a Dante, in Purgatorio 19, di versi 19-24, così si esprimerà. Io son, cantava, io son dolce serena, che marinari in mezzo mar di smago, tanto son di piacere a sentir piena. Io volsi Ulisse del suo cammin vago, al canto mio, a quel meco sausa, rado sen parte, sì, tutto la pago. Il tema del canto delle sirene, che con la sua dolcezza distrae i naviganti del retto cammino, apparteneva al repertorio tradizionale della poesia lirica. Secondo il racconto omerico, Ulisse sfuggì al fascino delle sirene e Dante, pur non avendo letto l'Odissea, avrebbe potuto saperlo dagli accenni per altro oscuri all'episodio che leggeva in Cicerone, De Finibus Quinto, verso 18, e in Seneca. Forse ha preso per una sirena la maga Circe, oppure ha usato il vocabolo serena in senso metaforico, come simbolo generico dei falsi piaceri, da cui anche l'eroe greco si lasciò per alcun tempo distrarre. Inferno 31 verso 45. Le sirene sono il simbolo del fascino sinistro della poesia, del sapere e della morte. Noi tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice. Odissea, libro 12, verso 191. Le sirene quindi per Ulisse sono una tentazione di tipo erotico, ma soprattutto un richiamo di conoscenza. Ulisse, ricordando il consiglio di Circe, vuol mettersi al riparo della tentazione di cedere al canto. Si fa legare all'albero della nave dei compagni, ma non vuol rinunciare all'ascolto del canto. È la stessa curiosità che lo porterà, secondo Dante, a seguire la sua sirena del divenir del mondo esperto. Ma chi sono le sirene? Esseri oscuri del mondo sotterraneo, come voleva Platone nel Cratilo, o come Platone stesso proponeva nella Repubblica, esseri celesti che intonavano la musica delle sfere. Quindi per un'età successiva, angeli, simboli del desiderio mondano e del piacere dei sensi, cortigiane e prostitute come credeva l'ellenismo, o icone del sapere sul tipo delle doctae sirenes celebrate da Ovidio. Non è possibile dare un'immagine immutabile, un'interpretazione univoca della natura e della funzione di questi esseri, che nel corso dei secoli in tutta l'area europea mediterranea vennero descritte diversamente da poeti e scrittori. Il loro numero è incerto, 2 a 4 o ancora 5. I loro nomi e il loro aspetto fisico, da donna uccel, simili alle arpie, a donna pesce, che compare nell'epoca post-classica e così è giunta fino a noi nel nostro immaginario, e ci accompagnerà fino ai giorni nostri con la loro multiformità e la loro seduzione intellettuale. Per resistere a questa seduzione non bastarono le corde che lo legavano all'albero maestro. Ulisse, in preda ormai alla curiosità, ha vinto dal canto delle sirene, mosse alla ricerca dell'ignoto al di là delle colonne di Ercole. L'ultimo viaggio con il conseguente naufragio
fu il capolavoro delle sirene creato a lunga distanza. Per Dante le sirene erano le lusinghe dei falsi beni. Purgatorio 31 verso 45. E ciò che Dante deve confessare, Purgatorio 31 versi 40, 34, 36, e pentirsi, Purgatorio 31 versi 85, 90. Prima di poter attraversare il fiume Lete, Lithi, e ottenere la soluzione. Tuttavia, perché mo vergogna porte del tuo errore e perché altra volta udendo le sirene si è più forte. Dante ha bisogno di una soluzione per purificare la sua visione prima di poter ascendere alla divina rivelazione del paradiso. Il confronto con Beatrice serve da antidoto per resistere al canto delle sirene, canto che fa volgere, disorienta rispetto alla diritta via, la vita di Dante prima del suo pellegrinaggio attraverso i mondi dell'invisibile, o era una vita intossicata dalle ninfe, distratta dalla tentazione della dea Musa. Dante, in questo sogno, Purgatorio 19, versi 19-24, incontra una sirena, la donna Balba, iniziando con una descrizione del corpo della sirena. Mi venne in sogno una femmina Balba, negli occhi quercia e sovra i piedi storta, con la mammonchia e di colore scialba, che tenta di attirare Dante dal suo obiettivo finale, che è una chiara rappresentazione dei peccati sulle prossime terrazze. In Purgatorio 19, verso 19, Dolce Serena è la femmina Balba che sta a rappresentare l'ingannevole felicità offerta dai beni mondani e la cui laidezza viene smascherata dalla donna santa. Infine, in Purgatorio 31, verso 45, si fa rimproverare da Beatrice per non essere stato sufficientemente forte udendo le sirene, cioè per aver ceduto a seduzioni letterarie, ben più probabilmente che ad altri amori, che l'avevano condotto lontano dai più veri interessi mistici già rispecchiati nella vita nuova. La sirena di Purgatorio 19 è una delle figure primarie la cui canzone scompone il poeta in un momento di riverenza che incarna un intrappolamento demobilitazione più unico e pericoloso nell'ambito della poesia. Mentre le tradizioni medievali hanno tradizionalmente rappresentato la sirena come una figura per gli effetti deleteri della musica sull'anima, Dante porta il Dolce Serena come coordinata per Medusa dell'Inferno, canto 9. L'associazione della sirena con la Medusa induce il lettore a tornare al testo altamente sensuale e di fuga del petroso precedente repertorio dantesco. La voce sessualizzata della sirena, una voce e una musica che Dante deve tener conto e epurare dalla sua poesia nel suo viaggio verso la sublime musicalità del paradiso. L'introduzione del sogno inizia con una descrizione del corpo della sirena. Mi venne un sogno una femmina Balba, negli occhi quercia e sopra i piedi storta, con la mammonchia di colore scialba. Questo aspetto dell'aspetto fisico della sirena è mantenuto in tutto il sogno, mentre Dante fa anche riferimento alla lingua, Purgatorio 19, verso 13, e sua bocca, Purgatorio 19, 25. Con ogni riferimento al corpo della sirena, Dante richiama l'attenzione sulla sua corporeità, si concentra sulla forma femminile e sulla percezione maschile, anche se la descrizione originale di Dante della sirena indica che è andata a fuoco, storta, pallida e ha le mani stordite, diventa rapidamente bella per lui. Io la mirava e come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le faceva scorta. La lingua e poscia tutta la drizzava, in poco d'ora e lo smarito volto, come amor vuol così le colorava. Poiché l'avea al parlar così disciolto, cominciava a cantarsi che con pena
da lei avrei mio intento rivolto. La trasformazione è così estrema che Dante si ferma sulla sirena, incapace di spostare il suo sguardo. Con pena da lei avrei mio intento rivolto, Purgatorio 19 e i versi 17-18. L'azione che scatena questa trasformazione è il suo sguardo, il potere del suo sguardo, di compiere questa impresa, come il mito dimostra che l'erotismo femminile dipende dall'osservatore maschile. L'invocazione di Dante alle muse, alla virtù sacra, la serena sirena, le serene sirene, il rimprovero di Beatrice sulla cima del purgatorio, udendo le serene sie più forte, tutte le sopracitate caratteristiche rispecchiano la glorificazione della donna musa dea Beatrice. Grazie. Ringraziamo il carissimo collega Zolkas e diamo la parola alla professoressa Sguridu, che esaminerà il viaggio di un mito, il volo di Ganimede verso l'Olimpo degli dei antichi, ambientato nel testo di Dante. Inoltre, metterà in risalto le influenze esercitate nell'opera di Chaucer. Di Ganimede compare per la prima volta nel 20° canto dell'Iliade. È un punto chiave nella sequenza degli eventi della guerra decennale dopo la morte di Patroclo. Achille, pronto a vendicare la perdita del suo amato amico, si rivolge al figlio di Venere, Enea, chiedendogli di ritirarsi, ma lui rifiuta coraggiosamente, citando la gloriosa generazione dei suoi antenati. Il bisnonno Saraco era il fratello del leggendario copiere degli dei. Il primo dei poeti si concentra sulla bellezza naturale del giovane che va oltre la misura umana e determinerà il suo destino. L'ascensione al cielo è descritta solo brevemente in generale. Pertanto il rapimento viene presentato come una decisione comune e collettiva di tutti gli abitanti celesti. Alla fine del verso l'antenato di Enea è chiamato copiere del padre degli dei, un riferimento che include chiaramente l'elemento personale di una relazione. L'accento cade sul risultato finale. Il valore della bellezza soprannaturale di Ganimede è riscattato dall'immortalità. Omero accenna la connessione causa-effetto e poi si preoccupa di sottolineare l'importanza dell'onnipotenza di Giove. Il tesoro mitologico del poema epico d'Omero viaggerà in Occidente e in Italia, all'epoca della fondazione di Roma dell'VIII secolo, Omero era considerato una parte essenziale del mondo dell'individuo colto. Anche durante il terzo, il secondo e il primo secolo il poema epico omerico era stato oggetto di uno studio approfondito da parte di illustri e noti studiosi, essendo una fonte di ispirazione per i primi greci romanzieri. Come testo contiene elementi di insegnamento morale, è stato insegnato ai giovani di Roma fin dall'inizio del loro piano di studi. Una normale conseguenza dell'ampia diffusione fu la creazione di condizioni adeguate allo sviluppo delle influenze. L'Eneide di Virgilio ha chiaramente come modello le poesie di Omero. Enea, il profugo di Troia, funge da fattore di coesione fondamentale, garantendo pienamente il dialogo intertestuale fra le due opere, e si afferma come uno dei vincitori più inaspettati della lunga guerra. La musa virgiliana è riuscita a trasformare la famosa leggenda in un racconto leggibile con chiare estensioni storiche, dando agli abitanti sconfitti di Ilio una vittoria ritardata sui loro nemici. Il poeta di Eneide, il creatore della terza grande epopea di portata universale, all'inizio del suo racconto, nel primo libro della sua opera, farà riferimento
agli antenati del protagonista Enea, concentrandosi in modo molto specifico su Ganimede e sul mito che è legato indissolubilmente il suo nome. Virgilio parla di Giunione, figlia di Saturno, arrabbiata a causa dei rapporti peccaminosi del marito con Ganimede, perciò odia tutti i troiani, gettati in mari, tenuti lontano dal Lazio. La gestione del mito dopo tanti secoli differisce notevolmente da quella dell'Iliade. Il primo elemento di divergenza riguarda il narratore. Nel caso del testo omerico parla lo stesso Enea, pieno di orgoglio per la sua generazione divina, cercando il riconoscimento e il rispetto del suo avversario. Nell'Eneide descrive il poeta che canta, quindi il forte legame personale che esisteva nell'Iliade non esiste più e il creatore si prende cura con il suo occhio sobrio di informare il lettore delimitando alcune distanze. Un secondo punto divergente si trova in termini di tempo. Nel ventesimo canto si osserva che l'episodio della conversazione tra Enea e Achille si svolge sul campo aperto della battaglia di Troia, quindi durante l'ultimo anno del lungo conflitto. Troia non è ancora caduta, l'azione è ancora in corso. Al contrario, all'inizio del poema epico latino tutto è finito per i troiani ora. La loro patria, il glorioso Ilio, è stata distrutta. Dall'ansioso prima siamo stati trasferiti al doloroso dopo. Enea viene descritto mentre vaga con i suoi compagni combattendo su un altro campo di battaglia, quello navale, pagando una pesante tassa a nome di tutti i troiani per il destino speciale del suo antenato. Nei versi di Virgilio, il divo Ganimede del testo omerico si trasforma in rapito, per cui tutti i troiani sono considerati per Giunone la razza odiata, sebbene ancora una volta il rapimento non sia raffigurato in dettaglio, ma ora si fa riferimento alle sue disastrose conseguenze e non ovviamente alla beatitudine di cui gode Ganimede in ambiente divino. Anche se il padre degli dei non viene nominato nemmeno da Virgilio, la descrizione della tensione emotiva della moglie che si vendica lasciando i discendenti di Ganimede lontani dalla Lazio espressiva. L'approccio del mito da un punto di vista così diverso introduce il lettore al clima che ha prevalso nei secoli dalla sua testimonianza omerica. Punto di riferimento è l'insegnamento morale. Questo mito quindi assume un'altra dimensione che sottolinea con enfasi la differenza tra un testo greco e uno latino, individuando le componenti della personalità dell'Enea di Virgilio. E Enea era necessariamente il vincitore. L'annuncio indiretto della fondazione dell'impero romano non è solo la fine dell'Eneide, ma anche la ragione della sua esistenza. Virgilio muore nel 19 a.C. In meno di due decenni una nuova religione, il cristianesimo, sta cambiando per sempre il modo in cui le persone vivono e pensano. Per il cristianesimo la lettura degli scrittori antichi ha prestato preistoria e universalità alla nuova fede. Già il trasferimento del mito di Ganimede da Omero al Virgilio, sebbene assicurasse la continuità, raffinò in modo significativo questa narrazione, inserendola in un quadro morale più rigoroso. Tuttavia, in questo modo fu preparato il suo inserimento in un ambiente testuale molto particolare. Nella Divina Commedia di Dante, che è considerato da molti l'Omero del cristianesimo. Dante, figlio di due secoli, fu colui che con la sua opera segnò la fine del periodo medievale, preannunciando un'altra epoca, quella dell'umanesimo. Già nel XIV secolo studiosi e poeti cercarono di definire il rapporto tra testi omerici e storie bibliche. L'enfasi sull'interpretazione allegorica continuò a esistere, ma c'era anche la ricerca di una correlazione tra gli insegnamenti della letteratura greca antica e la scrittura ecclesiastica, alimentando letture parallele. Allo stesso tempo, Albertino Musato sosteneva che gli scrittori pagani avevano espresso le stesse idee di quelli della Bibbia e parlando di pagani ovviamente includeva Omero, che era la fonte primaria di tutto.
Omero predicava Dante ai suoi contemporanei un'influenza simile a quella che gli dei esercitavano negli antichi. Omero è stato il primo mediatore tra il divino e l'umano, mentre invoca il potere celeste e le muse. Lo stesso fa Dante nel primo canto del Purgatorio, e così la sua memoria potrà trasmettere poeticamente ciò che ha visto nel suo meraviglioso viaggio. E il poeta epico, che sarà il primo a firmare la sua opera nel decimo canto del Purgatorio, che d'ora in poi porterà il marchio della creazione denominata. È lui che narra in prima persona e condivide i suoi sentimenti direttamente con il lettore, riducendo la distanza di tempo e di luogo che li separa. Il poeta italiano non racconta le avventure di un'altra persona, del protagonista, così come Omero e Virgilio. Dante è il protagonista, la sua conoscenza dei classici deriva da Virgilio. In questa luce Virgilio funziona sia come guida al viaggio metafisico, sia come fonte. Il mito di Ganimede quindi lo raggiunge attraverso l'Eneide, in cui è subito evidente che emerge l'aspetto negativo della narrazione, armonizzato con il rigido quadro stabilito e richiesto dell'insegnamento morale necessario per il proseguire della storia. Dante utilizza questo mito nel nono canto del Purgatorio. Dante, nella valletta dei principi negligenti, alla fine della giornata, essendo l'unico vivo tra quattro anime, si addormenta esausto. Verso l'alba sogna una quella maestosa delle ali dorate che scende verso di lui. La figura leale del predatore gli ricorre il rapimento di Ganimede. Il nesso è diretto e della menzione del mito si fa a livello personale il passaggio dall'esperienza inaspettata. La preda dell'acqua è di nuovo un essere umano, lo stesso Dante ora, al quale scaglia e lo solleva istantaneamente con lui al celeste fiammeggiante. La sensazione di calore è così intensa che il sonno viene improvvisamente interrotto e Dante si sveglia. La prima cosa che il lettore nota è la netta differenziazione dell'ambiente che fa da cornice alla riproduzione dell'evento mitico. Dal campo di battaglia dell'Iliade omerica e il mare in tempesta del terzo virgiliano, il rapimento avviene nel secondo dei regni divini. Inoltre è un'esperienza tra sogno e realtà, la realtà che Dante ha vissuto nel suo viaggio metafisico. L'acqua rapisce il poeta alla sfera del fuoco, come Lucia lo trasporta addormentato fino alla soglia del Purgatorio. Per quanto riguarda i personaggi, nei versi dell'Iliade si faceva riferimento, oltre a Ganimede, anche agli altri dei e a Giove. Nel caso di Eneide, e sebbene Giove non sia nominato, è suggestivamente presente, come si riflette chiaramente attraverso l'eloquente replica di Giunone, che non esclude gli altri troiani per il pesante insulto subito il suo onore. Anche in Purgatorio i fatti feriscono profondamente. Ganimede è menzionato ovviamente per fare il collegamento necessario, ma solo come pensiero del poeta quando inizia lo strano sogno. E mentre sia Omero che Virgilio descrivono l'evento come narratori dal loro punto di vista, Dante non si limita a questo. Lui stesso assume il ruolo del protagonista e in questo modo, nella terza interpretazione del mito, in un contesto epico, il rapitore fiero, un'aquila dalle ali dorate luccicanti al sole, viene raffigurato in tutta la sua magnificenza. L'emblema reale di Giove è diventato il simbolo della giustizia e della grazia divina. L'unico e solo Dio che permette ad un mortale di conoscere il suo modo mentre è ancora in vita. Poiché la narrazione in terza persona è sostituita dalla narrazione in prima persona, che è ovviamente più estesa, 15 versi rispetto ai 4 dei poemi epici precedenti, costituisce anche un palinsesto emotivo. L'ansia di un pericolo imminente avvertito da Dante, il senso sempre crescente di essere un bersaglio, l'intensità della presa unita alla nuova sensazione del decollo, l'elevazione nella cupola celeste e il calore intenso nella sfera di fuoco.
Dante ricostruisce la leggenda e mentre il mito tradizionale si conclude con la divinizzazione, il dono dell'immortalità al servitore di Giove, cocchiere degli dei, nel testo dantesco l'alta temperatura brucia gli occhi del viaggiatore poeta e tutto si ferma lì. Al suo risveglio però è già avvenuto un trasferimento, è arrivato alle porte del purgatorio. L'aquila ovviamente non è Giove, ma la grazia divina, Santa Lucia, che lo porta in braccio mentre dorme. La strada è già stata preparata con le letture parallele di miti e storie della Bibbia che onoravano la Chiesa senza disonorare gli antichi. Dante va coraggiosamente un passo avanti, trascrivendo un mito nella cornice poetica di un'epopea religiosa e lui, come protagonista, guadagna l'immortalità della fama insieme alla salvezza. Dopo un estremamente ampio prologo del Purgatorio, che si estende in 8 canti, incorpora questo sogno episodico aumentando l'interesse del lettore e promuovendo l'azione in un canto, il nonno, ricco di elementi allegorici. Il viaggio di questo mito, che parte dall'ambiente bellico dell'Iliade, come riferimento a un fiero guerriero, che citando la sua alta origine si sforza di garantire il suo diritto alla gloria, si concentra esclusivamente sul solo atto positivo. Continua nelle Eneide quando lo stesso guerriero lotta per salvare ciò che restava della sua patria, realizzando un nobile obiettivo. Virgilio, elaborando il suo aspetto negativo, ne sottolinea le conseguenze e lo trasforma in una forza motrice del proprio lavoro. Quindi lo collega alla realtà. Nella Divina Commedia, Dante a sua volta utilizza il mito su un piano diverso, procede a una ricostruzione completa dell'episodio con l'esauribile potere della sua immaginazione. Prende quindi nelle sue mani il filo conduttore e si preoccupa di mettere in luce le possibilità dell'individuo, l'elemento di valore umano che Omero indicava, registrando Ganimede come uguale con gli dei, Virgilio connesso con la realtà storica, terzo della serie Dante, si è distinto al meglio proponendo una lettura diversa, piuttosto antropocentrica, basata sull'armoniosa convivenza tra intelletto creativo e beatitudine mentale che sfocia nell'ascensione dello spirito. L'audacia di Dante di ricreare in modo così speciale e creativo un motivo letterario classico affermato da più di 5 millenni ispirò Geoffrey Chaucer, il padre della letteratura inglese, allo stesso tempo un viaggiatore istantaneo in Spagna, Francia, Fiandra e Italia, che ha acquistato manoscritti del Boccaccio e del Petrarca, oltre che di Dante. In altre parole, di quelli che costituivano allora l'avanguardia letteraria europea e rinnovatrice dell'antico. Chaucer compose la sua opera poetica, La Casa della Fama, ispirandosi al nono canto del Purgatorio che descrive il volo onirico di Dante con l'aquila. L'opera in inglese è incompleta e comprende 3 libri. Il protagonista è il poeta stesso, si tratta di un'opera il cui contenuto è completamente diverso dalla precedente produzione letteraria di Chaucer. Il poeta Geoffrey si ritrova nel suo sogno in un tempio di vetro dedicato a Venere, dove sta leggendo la storia della conquista di Troia incisa su una tavola di ottone. Un'aquila alquanto loquace lo trasporta da quel luogo nella Casa della Fama, dove apprende come costei distribuisce la celebrità in modo del tutto arbitrario. E infine il poeta afferma di non cercare la fama, così viene portato alla casa del pettegolezzo costruita con rami d'albero, dove il poema si conclude bruscamente con l'arrivo di un uomo misterioso ma di grande autorità di cui il protagonista non conosce il nome. L'opera è composta di 2158 versi. La metrica è varia, un poema allegorico con alcune immagini tratte dalla Divina Commedia. Dal verso 480 del primo libro, dove Chaucer lascia il giardino del Tempio di Venere, si affaccia un vasto paesaggio desertico. Inizia l'azione.
Sia il contesto, il paesaggio, la solitudine dell'eroe, la totale assenza di qualsiasi presenza umana, sia la descrizione dell'aquila, rimandano al racconto di Dante quando si riferisce al nono del Purgatorio nello strano sogno che vide. Il suo vagare in un luogo roccioso e desolato che ricorda l'avventura di Ganimede, che era stato lontano dai suoi compagni di caccia, quando vide improvvisamente un'enorme e orgogliosa aquila dalle ali d'oro. Soprattutto il protagonista alato è stato ritratto in modo identico al modello dantesco, un'aquila reale nei cieli e ali aperte per scendere. Tuttavia il primo libro dell'opera inglese termina con la parola scende e l'azione si interrompe. Il lettore ansioso procede al secondo libro, che inizia con una prefazione di 40 versi. Poi la descrizione del sogno continua quando l'aquila si concentra sulla preda. Alta l'acqua di prima, dalle penne tutte d'oro, volteggiare osservo in cielo, frastornato, inebberito, ho perduto ogni virtù, la cabrata e la paura mi hanno tolto i sentimenti e mi ha preso un gran spavento. Il rapimento è avvenuto. Il testo differisce in questo punto nettamente dal modello dantesco, quando l'acqua si rivolge all'eroe dicendogli con voce umana: svegliati, vergogna, non aver tanta paura. I sentimenti di agonia, di paura dell'ignoto che Dante esprime in modo semplice ma intenso sono gli stessi che Chaucer prova all'inizio del volo. Poi, incoraggiato, domanda: Dio, che sei creatore, potrei avere un'altra morte? Giove, fa di me una stella, o che cosa ciò vuol dire? Non so Romolo, né Elia, né Ganimede, che andò in cielo qual si legge. Quasi la stessa domanda rivolge Dante a Virgilio nel secondo canto dell'Inferno. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Ennea, io non Paolo sono. La mancanza di fiducia in se stessi, derivante dall'amara realizzazione di una statura morale limitata, porta entrambi i poeti alla certezza di non poter essere paragonati ai grandi personaggi che hanno compiuto un'impresa tale. Nel caso di Dante, per il conseguimento dell'esistenza all'inferno, si fa riferimento ad Ennea, un modello virgiliano, punto cruciale per il poeta italiano. Nel caso di Chaucer, Ganimede è menzionato per nome, poiché si tratta di ascesa al cielo. Il modo in cui la domanda è formulata è chiaramente un prestito letterario dal testo dantesco. La risposta ovviamente varia nel contenuto, ma essenzialmente coinvolge argomenti convergenti. Per Dante, la Vergine Maria, Santa Lucia e Beatrice vogliono che il poeta perduto sia salvato. Allo stesso modo, Giove, Venere ed Eros vogliono sentire il nome di Chaucer, che ha sempre scritto storie d'amore con zelo e dovrebbe attraverso questo viaggio ricevere informazioni sugli amanti felici. Quindi, in entrambi i casi, è un processo di conoscenza di sé. Per quanto riguarda alcune divergenze, dobbiamo osservare. Mentre nel testo italiano l'aquila tace, il creatore descrive la sua discesa circolare sulla terra e l'afferrare concentrandosi sulle emozioni dell'uomo che sta improvvisamente volando. Nell'opera inglese c'è un dialogo tra il predatore e il viaggiatore e inizia un contatto che ricorda il rapporto tra Dante e Virgilio. In Chaucer l'aquila assume il ruolo di guida dell'eroe, spiegandogli i fatti che prevalgono nel nuovo mondo che visita. Dante confessa al suo risveglio di sentirsi perplesso come Achille, che mentre dormiva fu trasportato dalla madre a Sciro, e vedendo le porte del purgatorio, luogo a lui sconosciuto, Virgilio gli spiega che Santa Lucia è apparsa e lo ha portato mentre dormiva tra le sue braccia. Io sono Lucia, lasciatemi pigliare costui che dorme, sì, l'agevolerò per la sua via. La forma parlante della grazia divina potrebbe essere servita come fonte di ispirazione per il poeta inglese e ha proceduto all'evoluzione del motivo letterario dando alla sua aquila un grido umano. Un'altra importante differenza tra i due progetti è l'ambiente. Nella poesia italiana abbiamo come punto di partenza la veduta notturna
della Valle dei Principi Negligenti, mentre, come sogna il poeta, l'ambiente montuoso di una collina e il volo prende luogo per raggiungere le scale che custodisce l'angelo portinaio del secondo regno di Dio. Nel testo inglese la fuga parte dal palazzo di vetro di Venere, dove i manichini ricordano molto gli esempi in rilievo di umiltà, decimo canto, così come quelli dell'arroganza che fu punita, dodicesimo canto, e si estende a decisione del paesaggio desertico come l'ambiente esuberante della casa della fama. Il volo di Chaucer dura quindi molto più a lungo di Dante, descritto in soli 15 versi. Per essere precisi, nella commedia inglese l'eroe vola per tutto il secondo libro, ma anche in una parte del terzo, dove avviene un secondo volo molto più breve, e l'acqua lo pone nella finestra della casa del Pettegolezzo per approfondire la conoscenza. Non si sa quindi quale sarebbe stato il ruolo dell'acqua era la casa della fama se non fosse stata opera incompleta. Forse sarebbe seguito un terzo volo, quello del ritorno, oppure altri per presentare tutto il regno della fama. E naturalmente avremo ulteriori informazioni sulla connessione di questo lavoro allegorico con la Divina Commedia, il suo modello di base. Dante ha arricchito il mito di Ganimede e, combinando fantasia ed arte, ci ha offerto un testo veramente insuperabile. In questo modo fu sempre disponibile nella lettura allegorica e spirituale, riuscì a conciliare il vecchio con il nuovo, il metafisico con il reale, aprendo una nuova strada, quella del rinascimento di un mondo. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo la carissima collega Sburigo. La parola adesso alla professoressa Dimopoulou, che cercherà echi della mitologia nelle eclogue di Dante. Ringrazio il caro collega, il professor Zoras, e ringrazio anche la Società Filellenica Italiana e il professor Galti per la preziosa collaborazione. Durante la propria maturità e verso la fine della sua vita, Dante ricorre al latino e alla poesia bucolica, il genere che il suo mentore e compagno di strada Virgilio servì durante la sua produzione letteraria giovanile per difendere la propria scelta di scrivere la commedia in lingua volgare fiorentina. Attraverso l'allegoria delle sue due ecloghe, il poeta del cristianesimo sostiene la modernità della scrittura di poesia erudita in volgare, riprendendo i modi della poeta dell'impero romano. In modo apparentemente ossimorico, in un'ultima espressione del dualismo, egli collega il passato al presente con la duplice scelta del genere letterario bucolico e del latino, rivolgendosi al lettore dotto per sottolineare l'importanza del linguaggio humilis, partendo dalla prioritas della poesia bucolica latina e da Virgilio come modello letterario, il pioniere della letteratura italiana, mette in risalto la virtù dell'umiltà del volgare. Non sembra un caso, infatti, che il cristiano Dante decidesse di ripristinare dopo uno iato secolare la poesia bucolica, attraverso cui il pagano Virgilio predisse il cristianesimo prima della nascita di Cristo, genere letterario poi ripreso da grandi autori quali Boccaccio, Petrarca e altri. Negli ultimi due anni della sua vita, Dante conversa poeticamente con Giovanni del Virgilio, professore allo Studium di Bologna, note per le sue composizioni poetiche in latino, frutto del suo apprendistato padovano. Il fedele ammiratore dell'autore dell'Eneide
come indicava anche il soprannome, nella sua prima epistola in versi, mette in discussione la devozione di Dante per la lingua quotidiana e lo sollecita alla scrittura di poesia in latino con la promessa anche di un invito a Bologna per onorare la sua somma poesia. Dante risponde con una sua prima ecloga e sostegno della composizione poetica erudita in italiano, citando il Paradiso come esempio ideale e rifiutando l'invito del Virgilio a motivo della speranza di ricevere in patria l'onore dell'incoronazione poetica. Del Virgilio insiste e rinnova il suo invito sia a Dante che ad Albertino Musato nel tentativo con questa seconda convocazione di persuadere l'Alighieri. La risposta di Dante resta negativa, particolarmente tardiva è la sua seconda ecloga, databile tra la fine del 1320 e il 1321 e secondo Boccaccio inviata a Del Virgilio dal figlio di Dante dopo la morte di questi, affermazione che ha sollevato interrogativi su una paternità letteraria che la ricerca moderna però sembra trascurare. Nei protagonisti delle ecloghe dantesche rivivono gli eroi bucolici virgiliani, Titiro, che allora si identificava con Virgilio e ora con Dante, Melibeo, l'amico di Noperini, Mopso, in cui riconosciamo Giovanni del Virgilio. Nell'ultima ecloga, poi, appare anche Alfesibeo, probabilmente il medico Fiducio de Melotti. In un ideale ambiente bucolico, attraverso immagini rappresentative della vita pastorale, si sviluppa l'allegoria dell'invito sfida di Mopso, del Virgilio, a Titiro, Dante, attraverso il dialogo di quest'ultimo con l'amico Melibeo Perini. Scorrendo il testo alla ricerca degli elementi mitologici che Dante include nelle sue due ecloghe, si trovano riferimenti apparentemente frammentari che sembrano avere funzioni simboliche, rafforzando così il carattere allegorico dell'opera. Il primo riferimento significativo lo troviamo nelle parole iniziali della prima epistola in versi scritta da Del Virgilio o Dante. Pieridum vox alma, o alma voce delle Pieridi. Dante, con scelte linguistiche congruenti, accetta di trascrivere i canti ispirati delle muse con lettere nere su pagine bianche. L'invocazione Pierides, assegnata dai poeti latini alle muse, è spesso presente nelle ecloghe di Virgilio e associata alla Pieria, regione della Tracia. Il culto delle muse, secondo la leggenda, fu istituito dal padre di queste, Piero, nonno di Orfeo. Il dialogo originale tra Titiro e Melibeo non contiene narrazioni estese di miti, ma singoli riferimenti a creature mitologiche, elementi della natura, direttamente collegate all'ambiente bucolico, come il monte arcadico Menalo. Dante si conduce in Arcadia, Loca Moenus, dove già Virgilio aveva collocato Melibeo, Mopso, Titiro e Alfesibeo nella sua ottava ecloga, trovandovi la cornice ideale per insegnare la sua risposta negativa a Del Virgilio. Imenalo, che con la sua alta vetta adombra il sole e ospita pascoli pittoreschi di alberi e fiori, è attraversato da un piccolo fiume. Il discorso di Titiro si conclude con il riferimento alle parole di Mopso sul movimento di ascenso del fogliame della montagna.
frondes et mena lanutent. Al verso 28, devozione di Mopso alle muse, è evidenziata dalla frase «Montibus aoniis Mopsus sedebit» e dal relativo riferimento ai monti Aoni in Beozia. In questo modo Dante riprende la doppia tradizione mitica che collega le muse alla pieria, come già visto sopra, ma anche all'Elicona, il monte della Beozia, tradizionalmente luogo della loro residenza. La frase fa riferimento a del Virgilio, presentato come primus clericus aonidum. Un terzo termine mitico associato alle muse, sebbene non nominato da Dante, è nascosto nella menzione allegorica all'ombra del sacro bosco, riferita al monte Parnaso. Lì, secondo la tradizione mitica, Apollo invitava le muse, mentre a Delfi vi era anche un loro santuario. Allegorica è anche la frase «per le viscere pelene di latte canoro», motivo abituale nelle opere di Dante in volgare, come Inferno, Purgatorio, Paradiso, ma assente nella sua produzione in latino. Al Parnaso è anche associata la menzione finale alle muse come sorelle castalie, laddove Dante si interroga sulla vergogna di Del Virgilio a motivo dell'uso del volgare nella commedia. Quia castalia spudat acceptare sorores? Questa scelta linguistica ci riporta al testo di Del Virgilio, quando questi invita Dante a non gravare sulle sorelle castalie. La fonte castalia, originariamente dedicata ad Apollo e dalle muse, è largamente nota per la sua associazione con l'oracolo di Delfi. La musa che guida Mopso è indicata soltanto con un riferimento finale. Tra i riferimenti mitologici della prima ecloga non poteva mancare la trasformazione di Dafne, che qui simboleggia l'incoronazione poetica bolognese proposta a Dante da Del Virgilio. Con un richiamo indiretto che ne evidenzia il carattere simbolico, Dafne è qui presentata senza essere nominata, come la figlia di Pinios. Dafne, figlia di Pinio, fiume della Tessalia, si trasforma quindi nell'omonima pianta per evitare l'affatto erotico di Apollo. Il mito della sua trasformazione è citato da Ovidio ed è associato ad Apollo, dato che la corona da loro costituisce la massima distinzione per i poeti fin dall'antichità. Nella seconda e più ampia ecloga, la cui composizione segue di almeno un anno quella della prima, Dante respinge di nuovo la proposta di Del Virgilio per una sua incoronazione a Bologna. L'ambientazione bucolica questa volta è siciliana. I versi introduttivi 1-6 sono la narrazione mitica più estesa contenuta nelle due ecloghe dantesche e identificano la stagione e l'ora esatta in cui si svolge la vicenda. È primavera, la costellazione dell'Ariete si sta allontanando e il caro del sole con i veloci cavalli alati inizia la sua discesa verso l'orizzonte. La frase «Veleribus colchis prepes detectus» simboleggia la primavera e precisamente l'uscita dalla costellazione dell'Ariete dalla volta dello zodiaco. Il colchico velo fa riferimento al mito dell'Ariete alato dal velo d'oro con cui Friso ed Ele, con l'aiuto di Giove,
fuggirono da Orcomeno di Beozia alla Colchide in cerca di salvezza. Elle però annegò nel mare, cui diede il suo nome, l'Elesponto, e Friso, giunto a destinazione, sacrificò l'ariete a Giove, offrendone al re della Colchide la pelle, il famoso velo, che poi diede luogo anche alla spedizione degli Argonauti. Nel medesimo verso viene nominato anche Eous, uno dei quattro velocissimi cavalli che transinano il carro a Dentel del Sole, quest'ultimo anche chiamato da Dante Titano, in quanto discendente dai Titani. Il percorso calante del carro del Sole, che con il suo calore e splendore rimuove le tenebre e riscalda la terra, è rappresentato con lirismo ai versi 3-8. In un ambiente idilliaco, all'ombra degli alberi, Alfesibeo, Fiducio da Melotti, discute con Titiro, Dante, delle scelte umane, dichiarando i propri dubbi sulla scelta di Bologna come città deputata a offrire l'oro poetico a Dante da parte di Del Virgilio. Egli sviluppa il suo ragionamento con immagini simboliche tratte dall'ambiente naturale e dal mondo animale, arricchite da brevi riferimenti mitologici che dimostrano la sua conoscenza della mitografia classica. In questa parata di elementi naturali si riconosce il fiume Caistro, preso Smirne ed Efeso in Asia Minore, che sfocia nell'Egeo, il mitico vecchio marino Nirea, a cui Del Virgilio nella sua prima epistola in versi chiede «Quid concitat equor Tirrenum Nireus?» Le tigri ircane del Caucaso, come anche le serpe libica, nota a Dante dal doppio riferimento nelle Metamorfosi di Ovidio. Segue l'identificazione simbolica di Bologna e della cerchia degli studiosi di Del Virgilio, che Dante considera quantomeno poco amichevoli con gli aridi sassi di cui godono i ciclopi sotto l'Etna. Arida ciclopum placeant quod saxa subenta. Il testo latino, ancora un ricordo dell'Eneide. Al verso 47 si trova sindagma analogo all'antrum ciclopis, una nuova menzione in versi di Bologna, così come l'etnica saxa. La correlazione della Sicilia con i ciclopi rafforza il carattere simbolico dei ripetuti riferimenti all'aridità e durezza delle pietre, che si concludono con la menzione di Polifemo al verso 75, probabile rappresentazione del capitano del popolo di Bologna, Fulceri da Calboli. Il posto occupato dai ciclopi e da Polifemo nell'opera di Dante ha interessato la ricerca moderna e, nella percezione del poeta, rappresenta l'ambiente a lui ostile degli studiosi bolognesi. Alcuni dei riferimenti mitologici che seguono hanno come punto di partenza il testo di Del Virgilio, per esempio quelli al torrente Savena, Sarpina in latino, e al fiume Reno, nei pressi di Bologna. Al posto del Savena, al verso 85, compare il termine Naias, che fa riferimento alle ninfe dell'elemento liquido e rispecchia la frase ninfa procax di Del Virgilio. Sono presenti anche le driadi, le ninfe delle foreste. Il verso 31 ci rimanda al racconto virgiliano del mitico troiano, il compagno di Enea Sergesto,
che vince un premio nonostante la sua sfortunata partecipazione alla sfida navale in memoria di Anchise. E così anche i versi 81-82 al compagno di Ulisse Achemenide, riuscito a sfuggire a Polifemo dopo essere stato abbandonato in Sicilia e poi salvato da Enea. Alcuni lo identificano con Romeo Pepoli. Chiari sono anche gli echi delle metamorfosi ovidiane, come nel caso del mito del re Frigio Mida, che secondo Dante lasciò tracce d'oro sulla sabbia del fiume Patollo. Secondo la versione di Ovidio, Mida, per liberarsi del dono di Dioniso, che gli aveva reso la vita insopportabile, poiché tutto ciò che toccava si trasformava in oro, ne seguì le istruzioni lavandosi nel fiume Patollo e disseminando così per sempre le sue acque di pagliucce d'oro. A Ovidio rimanda anche un riferimento alla fuga delle muse da Pirineo. Il re di Davlida, Pireneo, tenta di violentare le muse che a causa di una tempesta avevano trovato riparo nel suo palazzo. Queste però riescono a fuggire mentre il re, cercando di seguirle nelle terre, finisce a schiantarsi sulle rocce della montagna. Collegato alla Sicilia è anche il mito ovidiano dell'amore, non corrisposto di Polifemo per la divinità del mare Galazia, la quale si arrende invece al giovane Achi, subito ucciso dalle rocche scagliate contro di lui dal ciclope. Nei versi di Dante, Alfesibeo mette in evidenza il volto spaventoso di Polifemo con il ricordo di Galazia che guarda il cadavere di Achi. L'ultima menzione mitologica è collegata all'incoronazione di Dante proposta da Mopso e fa riferimento a Dafne, la quale anche qui, come nei relativi versi della prima ecloga, non viene nominata direttamente, ma è riconosciuta dal suo fogliame. In conclusione, si osserva che la ricca tradizione mitologica classica è presente nelle ecloghe. Le suggestioni attinte dalla mitologia classica non si limitano quindi a menzioni frammentarie e occasionali, ma sono episodi organici al testo e differenziati sia quantitativamente e qualitativamente allo scopo di rafforzare i simbolismi e la visione allegorica della composizione poetica. In particolare, nella prima ecloga i riferimenti mitologici sono sì limitati, ma non casuali. Dante prende le mosse dalle parole della prima ecloga di Del Virgilio per elencare i vari volti delle muse e rivelare al tempo stesso i luoghi associati alle differenti tradizioni mitologiche, concludendo quindi con l'invocazione all'unica musa poetica al servizio della poesia erudita. Nella seconda ecloga il materiale di nostro interesse è invece più ricco, ma anche più disordinato, con il mito dei ciclopi che occupa una posizione centrale a dimostrazione del clima bolognese ostile a Dante. L'insieme del ricco materiale mitologico che spesso si ritrova nelle opere di Dante in volgare arricchisce il testo poetico con inserti di varia estensione ed è collegato, seppur non sistematicamente, ai versi di Del Virgilio, riecheggiando le memorie dantesche di Virgilio e di Ovidio.
Questo non determina infatti solo il carattere simbolico della composizione bucolica, ma attraverso un uso allegorico delle storie mitologiche contribuisce anche allo svolgimento della trama. Grazie. Ringraziando la professoressa Dimopoulou, riprendo la parola per seguire il viaggio finale di Ulisse. Si trattava di un viaggio di ritorno, di nostos, secondo la versione antica del mito omerico e il sonetto foscoliano, oppure Ulisse desiderava l'allungamento del suo viaggio pericoloso, puntando la prua lontano da Itaca? Petrosa Itaca o Nova Terra? Prima di giungere alla versione dantesca del mito e commentarla, si ricordi che l'Ulisse omerico è stato considerato fin dall'antichità il simbolo della conoscenza, una conoscenza che comunque è ottenuto non per sua volontà, ma come conseguenza di tutte le peripezie che gli ha riservato la sorte. Al contrario, l'eroe dantesco desidera lui stesso l'allungamento del suo viaggio, puntando la prua lontano da Itaca per diventare navigatore per propria intenzione. Ugo Foscolo sceglie la versione omerica per confrontare, usando la tecnica del contrappunto, il felice ritorno di Ulisse a Itaca con la sua impossibilità di approdare nella sua terra natia, Zante. Né mai più toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciuletto giacque, Giacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, e il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Si passi adesso alla versione del mito proposta da Dante, che osa contraddire il poeta sovrano. In particolare, Dante nel suo pellegrinaggio nel mondo dei defunti giungerà all'ottavo cerchio dell'inferno, dove incontrerà Ulisse in persona. Lo si trova a bruciare in una fiamma biforcuta insieme a Diomede per causa del suo inganno ai troiani. Ulisse racconta a Virgilio e a Dante la sua coraggiosa, spericolata e folle scelta di non tornare a Itaca, ma di continuare il viaggio verso il sud, oltre le colonne d'Ercole. È stata proprio questa sua decisione che, in seguito a 5 mesi di peripezie, lo ha condotto alla morte, in quanto è finito senza saperlo e soprattutto senza che gli fosse concesso all'isola del Purgatorio. La sua pena arriva tempestivamente. La sua nave affonda con l'intero equipaggio. Le parole che avrebbe pronunciato l'Ulisse dantesco sono incluse nei versi 90-142 del 26° canto, i quali
ispirano non solo poeti italiani, ma anche greci. Basta riferirsi a Kavafis, Palamas, Kazantzakis e Seferis, che hanno commentato le parole del personaggio omerico dantesco. Il primo, Kavafis, ha tradotto i versi danteschi sopracitati nel 1895 e in un secondo momento ha composto due liriche, la seconda Odissea e Itaca. Leggiamo alcuni versi della seconda Odissea di Kavafis nella traduzione di Renata Lavanini. La sete si svegliò in lui del mare. L'aria di terraferma aveva in odio. Turbavano il suo sonno nella notte fantasmi d'Occidente. La nostalgia lo colse di viaggi, di approdi mattutini, nei porti dove, con che gioia, giungi la prima volta. E partì, mentre le spiagge d'Itaca a poco svanivano alla vista e a gonfie vele egli volgeva ad occidente verso liberi, verso le colonne d'Ercole, e lungi sempre del mare d'Acaia sentì di vivere di nuovo, d'essersi scrollato dalle spalle i lacci odiosi di ciò che è noto e familiare, ed il suo cuore avventuriero, vuoto d'affetti, d'una gioia fredda gioiva. Il secondo poeta, Palamas, ha fatto delle osservazioni riguardo l'Ulisse dantesco in un suo articolo pubblicato sul giornale Eleftheros Logos nel febbraio del 1925. In particolare, dopo aver scritto in generale sull'eroe mitologico quale personaggio della letteratura, in seguito ha incentrato la sua attenzione sul personaggio dantesco. Tra l'altro, egli osservava: su circa 50 versi, laconicamente, in maniera controllata, con virtuosismo classico, la storia della sua morte. E dall'intero di essa, Ulisse in un tutto e per tutto degno di essere affiancato a quello di Omero. L'Ulisse, così come fu mutato dalla tradizione romantica, punito dalla giustizia divina per il suo peccato, quello di combattere non ad armi scoperte e con coraggio, ma con la bugia e l'inganno. Ladro del palladio troiano, nascosto all'interno del cavallo di legno, distruttore della Troade. Così, gettando nell'inferno l'astuto espugnatore, trovano soddisfazione sia il dio di Dante che il troiano Enea, fondatore del Lazio, creatura di Virgilio. E tuttavia, in quei 50 versi, molti dei beati del suo paradiso hanno da invidiare il danato di Dante. In seguito, Palamas ha tradotto i 50 versi e ci ha portato dei commenti e infine li ha confrontati con il monologo lirico Ulisse di Alfred Tennyson. Un altro grande personaggio della letteratura greca, Nikos Kazantzakis, ha tradotto in greco l'intero testo della Divina Commedia nel giro di poche settimane, nell'estate del 1932, e l'ha pubblicata nel 1934. Kazantzakis considerava questa traduzione uno dei suoi
lavori più significativi, perciò desiderava migliorarla in continuazione per un ventennio fino al 1954, quando ha concluso la seconda e ultima versione. Nella traduzione di Kazantzakis sono naturalmente inclusi anche i versi riferiti ad Ulisse. Sembra inoltre che il leggendario viaggiatore, già da molto prima, aveva attratto l'ammirazione di Kazantzakis quando, dal 1924 al 1927, ha composto la sua Odissea, nella quale si distinguono chiaramente non solo risonanze omeriche, ma anche dantesche. Passiamo adesso a Giorgio Seferis, che in una conferenza tenuta all'Università di Salonico il 12 maggio 1966 osservava: comunque Ulisse, con una nave e con pochi compagni fedeli, prende il largo nell'oceano. Vecchio e stanco, rincuora i compagni vecchi e stanchi. Qui non posso resistere alla tentazione di citare i 30 versi coi quali termina il racconto di Ulisse. Questo brano, scrive Seferis, è il più lungo fra quelli da me citati, ma offre almeno un esempio essenziale della scrittura dantesca. Rivela l'economia e l'uso delle parole, la loro funzione. O, anche in tono pacato, la partecipazione sentimentale di Dante di fronte all'uomo, come il discorso di Ulisse ai compagni, la sua partecipazione sentimentale di fronte al firmamento, come i versi sull'altro volo o quel tratto notevolissime, cinque volte era cesso e tante casso lo lume era sotto dalla luna. C'è un insegnamento anche in questo tono pacato, ma l'immagine più sconvolgente che mi comunica è il riverbero della montagna dell'espiazione, inattingibile per Ulisse, e l'inabissarsi della nave come altrui piacque, cioè Dio. Questi sono i commenti più significativi e i versi più lirici di grandi poeti greci ispirati dall'Ulisse dantesco. Ma torniamo al 26° canto. La fonte di Dante è solo l'Odissea di Omero? Possiamo identificare una seconda fonte, e forse molto vicina, se leggiamo l'inizio della Storia vera di Luciano, nella traduzione di Luigi Settembrini. Sciogliendo una volta dalle colonne d'Ercole ed entrato nell'oceano occidentale, facevo vela con buon vento. Mi misi a viaggiare per curiosità di mente, per desiderio di vedere cose nuove, per voglia di conoscere il fine d'oceano. E quali uomini abitano su quelli altri lidi? Messici alla balia del vento, fummo battuti da una tempesta per 79 giorni. Nell'80° comparso a un tratto il sole, vedemmo non lontano un'isola alta
e selvosa, intorno alla quale non frangeva molto il mare perché il forte della tempesta era passato. Intanto l'Ulisse dantesco non fa in tempo ad approdare all'isola, quella del Purgatorio, proprio perché Dio, come avrebbe fatto Nettuno, gli manda un tornado che risucchia la nave nel profondo del mare. A questo punto torna alla mente la tempesta che Ulisse Omerico incontra poco prima di raggiungere l'isola dei Feaci, riuscendo tuttavia a salvarsi. Anche se a Dante non dovesse sovvenire, oppure se non fosse a conoscenza del quinto canto dell'Odissea, sicuramente conoscerebbe un'altra tempesta simile a largo delle coste di Cartagine, che provocò Eolo su suggerimento di Giunone per ostacolare il viaggio di Enea. Concludendo, vogliamo soffermarci sul famoso sonetto foscoliano dove coesistono i due viaggi di Ulisse, la Odissea Omerica, secondo la quale il viaggiatore eroe baciò la sua petrosa Itaca, ed il suo prolungamento dantesco che finisce invece con la morte del viaggiatore poeta lontano dalla sua isola. Né più mai toccherò le sacre sponde. La cosa più interessante è che Foscolo ha sottoposto la prima versione alla seconda, scegliendo quest'ultima dantesca non solo come persona dramatis, ma anche come persona umana, non solo nei suoi versi immaginari, ma anche per la sua vita reale e per la sua morte. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra, a noi prescrisse il fato e lacrimata sepoltura. Rimane una domanda: come mai Dante osa smentire Omero nel 26° canto dell'Inferno, presentando il ritorno di Ulisse Omerico a Itaca come non veritiero, nonostante gli abbia rivolto parole di lode in precedenza nel quarto canto? Se Omero avesse mentito nella sua opera sublime, sarebbe stato possibile per Dante fosse il sommo poeta? Probabilmente Dante ha elevato di proposito Omero alla cima del Parnaso poetico e contemporaneamente ha reso la sua creatura mitologica un simbolo ineguagliabile dello gelante spirito umano, in modo da insinuare nel lettore l'idea che egli prevalga su entrambi. Ha superato il più grande poeta di tutti i secoli, portando alla luce la vera storia di Ulisse, come ipoteticamente gliel'avrebbe raccontata lui stesso nell'inferno, e nello stesso tempo supera pure Ulisse, in quanto Dante è riuscito, tramite il divino assenso, non solo ad attraversare l'inferno e a salire al purgatorio, ma anche ad entrare in paradiso, dove gli è stato consentito di contemplare la Divina Trinità in persona. Quello che infatti non sono riusciti a raggiungere i due sommi personaggi antichi, uno
esistito e l'altro immaginario nei loro approfondimenti spirituali? E invece è riuscito a ottenerlo l'autore medievale, sempre a suo dire. Il Dante protagonista, persona dramatis, è riuscito a sfuggire dalla selva oscura, ma anche dall'oltretomba. Tuttavia, si sa benissimo che Dante nella sua vita reale è stato più vicino al destino del suo Ulisse. Non ha mai fatto ritorno alla sua Itaca, Firenze, come nello stesso modo, 5 secoli dopo, non è riuscito neppure Foscolo a baciare la sua Itaca, Giacinto. Grazie. Ringraziamo i relatori per i loro interventi e auspichiamo di aver generato degli spunti per ulteriore approfondimento nello studio del sommo poeta, le cui risorse sono inesauribili.